Benvenuti ragazzi da Quelli del Games. Ciao mica. Ciao Gisè. Facciamo una nuova decklist. Tanto per cambiare, che di solito non le facciamo mai le decklist, sì. Facciamo sempre video diversi. Oggi vogliamo fare una decklist così a caso. Il mazzo è un mazzo OCG. OCG, sì, non esiste questo mazzo ancora, almeno fino a giovedì. Ed è Wind Witch True Draco con l'Engine Spellbook, solo per pescare. Giusto così. E sono l'engine, cioè l'engine Wind Witch, che è sempre lo stesso. Sai benissimo che la tua zona di extra in questo mazzo sarà solo Crystal Wing, quindi solo queste carte qua. E la cosa forte di questa qual è? Che pescarla. Parte l'effetto dalla mano. Fortissimo. Fortissimo. È ratio, ti trovi bene. È giusto, sì. Così, 3-2-1. Cioè non va, non c'è... aumentato, non va diminuito. Cioè è un terror più forte qualcosa. Di brutto, terror fa schifo. Doppio maghetto. Maghetto. Ultimate. Cos'è sta cosa? Non lo so. Sto giocando con gli spell. Sì. Va bene. 3D, mica ti sento. 3 diagram. 3 diagram, come diagram? 3 cioè. Dynamite. Ok. Però è il diagram mostro. Perché è quello che ha di diagram. Però è la carta più forte del mazzo. È la carta più forte del mazzo perché ti attiva le trappole dal mazzo. Esatto. Le può anche aggiungere però, attenzione. No, le attiva, altrimenti prendi Ash. Lo so. Doppio masterpiece come mostri. Forte masterpiece. Più forte di qualsiasi cosa. E poi come entrap gioco quella più forte che è Max. Due ogre, tre Ash. Ho una domanda qui. Perché non è ultimate questo ogre? Non è ancora uscita. Okay. Poi le sbusta Michele, non le sbusto io. Cioè, questa non è una domanda. A me non potevi dire perché giochi 3 Ash. Cioè, questa tre, sei, sei entrap sono giuste perché è giusto giocarne. 6 non va, non è diminuita né aumentata. No, sei, no. Basta 6. Ma sì, non ho messo uno. Comunque, si continua sempre a giocare. Sì, troppo forte. Come magie, 3 diagram e 2 terraforming per prenderla. Scommetto che le terraforming sono tue e tue. Sono common. Se non avessimo anche le terraforming common, sarebbe un problema. 2 retouch che dovrebbero essere 3. Più una. Perché non ce l'abbiamo la terza, quindi farò così, sono 3 retouch. Anche questa carta... Pesca un sacco questa carta, troppo forte. Pesca anche quando viene mandata al terreno dell'avversario una carta tu draco. Si scopre durante il torneo, però. Sì. È un discepoli. Questa cosa, questa faceva Emerald tipo. Sì, mischia tre per schiu. Ok. E poi sempre spellbook gioco i tre secret ultimate. Best sercino. E poi le due rudra che sono l'unico motivo per cui si gioca l'engine spellbook. Forte. Pesca veramente tanto questo mazzo. Beh sì, soprattutto perché ci sono anche questi. Pot, quindi. Mi fai vedere quella tua di pot un attimo. Sta a casa. Ok. Se vuoi poi ti faccio vedere anche il mio Cosmic. Ok. Sa anche quello con le porte. Sì, sempre a casa, giusto? Okay. Sì, sì. È giusto. Bene. E poi come trappole gioco solo trappole True Draco perché gioco 3 return e 2 apocalypse. Ah, ho visto che tipo in Giappo la giocano a 3 l'apocalypse, cosa ne pensi? No, va bene a 2. Sempre cioè, a 2 già è forte. A 6 a 2, sono solo a levare è forte, lì. È forte. Di extra proprio l'ignoranza. Caso, questo che non serve a niente. Questo che ne vanno giocati due. Di questo ne vanno giocati due. Okay. Ancora ti fanno il True King ai fini. Cioè, Stardust solo perché è Ghost. Cioè, da, se ok, da vedere. Sì. Non me l'hai mai. L'hai giocato pure tu, non so. E poi no, un rango 6 a caso da fare con Dynamite. Fortissimo Ptolemy. Forse è l'unico mostro che si evoca dopo Crystal Wing. No, non penso. Penso che sia solo Crystal Wing. E poi ranghi 8 a caso, cioè totalmente a caso. Quindi 38, sì. Cazzo, sei un bambino di 10 anni che gioca. No, in realtà è fortissimo, le fa, cioè è forte. Non so che fa, però me l'ha dato lui, ha detto il rango 8. È giusto. L'extra poi in realtà è totalmente inutile, eccetto Crystal Wing. Quello, il Synchro 7 per evocarlo, è al massimo proprio. E Clear Wing anche, è Clear Wing. Che non, Clear non Wing, è. L'ha giocato. Sta sempre insieme alle Desire, Clear Wing. Ce oppure... l'ha rubato Antonio. Ok. Che non gioca, però mi ha preso Clear dall'extra. Ruba le carte.
Ma quindi quello a 40 giochi, mazzo combo. No, sono combo. 42. 42 passare, giochi. Quindi alla mia lista. Di tratto gioco Strike Warning. In mono. Passiamo a reparto mostro. Cioè non stavo un mazzo, ho preso carte a caso. Stavo una tre all'estero. No, secondo me quello è l'extra di... Voglio fare anche una deck, questo. Quindi questo è prossimo mazzo? Probabilmente sì, se non continuo a giocare Cosmo, sì. Perché Cosmo? Perché Cosmo è Cosmo. Però gli devi aggiungere l'Idolon, se no fa schifo. Non è... Sì. Ho le Wind Witch e gli Spellbook. È arrivato il palestrato. Vabbè, dai. Beh, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ne stiamo caricando finalmente qualcuno in più rispetto a con nessuno. Con costanza, palestrato. Perché? Soprattutto perché la gente non si è ancora ripresa le carte che mi ha prestato e quindi posso fare tutti i video dei mazzi che avevo in mente che non potevo fare altrimenti. Cheat persona X, va bene. Aspetta, aspetta. Ciao Ryan. Ryan. Ho scoperto che Brock Lee si chiama Ryan. Quindi è Ryan lì da oggi, ok. Vabbè, quindi ci becchiamo al prossimo video. Ciao.